Si parte, ha raggiunto il comune di Macherio, siamo in provincia di Monza della Brianza. In questa puntata visiteremo il comune di Macherio e quello di Biassono, che dista pochi chilometri da qui. Scopriremo l'origine di questi due comuni della provincia di Monza e Brianza. Conosceremo anche un critico d'arte ed entreremo in un panificio molto antico. Da Macherio ci sposteremo nel comune di Biassono. Visiteremo il centro storico e poi entreremo in un museo dove sono stati ricreati alcuni esempi di antiche abitazioni di un tempo. Sono con Rodolfo Caremi, siamo nel panificio Caremi che è storico qui a Macherio perché insomma c'è da tantissimi anni. Rodolfo, da quanto c'è questo negozio? Allora, il negozio c'è dal 1847, il negozio per modo, cioè la casa, proprio questa è la casa più vecchia del paese, è dal 1847. C'erano i frati umiliati e che gestivano tutto questo stabile. Dopo sono entrati i miei nonni, i miei bisnonni, mio nonno, mio papà e adesso ci sono io. Qui che cosa producete? Oltre al pane che vedo qui, insomma, sarà buonissimo, ma anche torte, altri dolci? Sì, no, noi abbiamo... Con il mercato di oggi bisogna fare un po' di tutto, ecco, perché non solo il pane, ma vendiamo gastronomia, che quella ce la fanno, facciamo torte paesane, le crostate, tutto è pasticceria da forno e poi abbiamo cominciato da 4 anni, colombe e panettoni. Noi facciamo anche il servizio per le pensioni anche anziani, perché telefonano, se hanno bisogno della spesa gliela portiamo, poi essendo conosciuti da molte generazioni, insomma vengono qui, cioè sanno, ci proprio restano con noi, proprio abbiamo un rapporto diretto, molto, molto amichevole e molto umano. Sono tanti anni che fai il panettiere, che fai questo lavoro, dopo tanti anni un bilancio di questa attività, un bel lavoro, quali sono i pregi e i difetti? Allora, senz'altro se l'ho fatto fino adesso perché c'è la passione e senz'altro al giorno d'oggi è difficile trovare chi viene dietro, chi ci segue, perché è un lavoro che cioè è molto sacrificato, cioè bisogna durante l'anno tutti i giorni, anche la domenica che noi siamo chiusi, però mezz'ora, tre quarti d'ora dobbiamo fare il lievito per produzione del giorno dopo, del lunedì, quindi se io dovessi andare via so o che devo farlo prima o che devo mettere qui qualcuno a fare il pane, ecco. Signora, posso disturbarla? Sì, certo. Come si chiama? Andreina. Andreina, so che lei viene spesso qui a prendere il pane. Sì, veniamo da tanto, tanto tempo. Come mai? Com'è? Perché il negozio Caremi è un negozio da generazioni. Noi siamo in Macherio da tanto tempo, per cui il servizio cliente è sempre valido, per cui preferiamo venire qui in questo negozio. Cosa sta per acquistare? Allora, pane giornaliero certamente e poi tutto quello che il negozio Caremi offre dalla gastronomia, formaggi. Giuseppe Casiraghi, un critico d'arte di Macherio che conosce molto bene la storia di questo paese e siamo qui per scoprire appunto le origini di questo comune e i luoghi da visitare. Quali sono i punti di interesse principali? Ecco, innanzitutto diciamoci subito del tu in quanto che mi metti più a mio agio. Macherio non ha una grande storia perché è sempre stato un luogo aggregato al Desio, eccetera, eccetera. E vogliamo subito focalizzare i punti essenziali del nostro territorio che sono circoscritti due o tre luoghi. Diciamo, per quanto concerne il centro urbano, bisogna parlare della parrocchiale, in quanto che è un'opera barocca dal 1700 al 1800, di indubbia dote artistica, in quanto che architettonicamente è perfetta. Ma anche per quanto concerne le opere pittoriche, godono della pittura, per esempio, di Luigi Tagliaferri,
c'era un pittore venuto dal Val di Scalvo, insediato poi a Lecco, e da lì è venuto la vita a dipingere. Ultimamente è stata ripristinata e ritornata alle origini la facciata, e ho pensato di chiamare come affreschista l'Alberto Pogani di Como. Secondo me, se non il migliore, è il miglior pittore nella fattispecie che abbiamo sul territorio nazionale, ma non soltanto. L'altro luogo, è già periferico, è la chiesetta delle Torrette, che ha avuto una storia molto, diciamo, triste, perché essendo di proprietà privata non è mai stato potuto godere del restauro. Poi abbiamo la chiesetta di San Cassiano, che allora era un oratorio degli umiliati, una congregazione che ha avuto pasticci nella storia. Ed era isolata perché viveva, era proprio situata in un grande bosco. Il convento degli umiliati ha delle vestigie ancora in Macherio. In via Roma sono le cantine della famiglia Caremi. Sono bellissime, ma difficilmente visitabili perché è un po' pericoloso la scala di accesso. Comunque ci sono. C'è stato, nell'abside c'è un affresco di un pittore macheriese, Mario Malper, un Cristo risorto, bello, comunque non adatto al luogo. E poi ci sono anche tante ville storiche qui. Ecco, ville storiche può essere la Villa Carolina, dicevo prima che la conosco molto poco. Adesso ci abita una rivolta e si dice che era la vecchia proprietà di Visconti Modroni. E poi la leggenda, ma questa è semplicemente leggenda, si narra che i Visconti hanno vinto la villa giocando al lotto o in lotteria qualcosa. E poi c'è Villa Belvedere. Villa Belvedere, che lo conosco molto bene, forse sono l'unica macchina che lo conosce così bene, in quanto che sulla quarta villa ha fatto la tesi di maturità mia figlia. Tramite delle conoscenze sono riuscito ad avere le chiavi e sono entrato a visitarla. Già era vuota, non c'era più niente perché i proprietari se ne erano andati. E allora, conoscendo così il vecchio maggiordomo della famiglia Visconti, l'ho corrotto dicendo: dai, fammi un piacere. Abbiamo scritto a New York, perché nel frattempo gli ultimi proprietari erano andati a abitare da così, abbiamo ricevuto l'autorizzazione e siamo andati a fare un'ispezione all'Università Cattolica di Milano, dove sono depositati in archivi tutto il patrimonio cartaceo della villa. Sono con Giancarlo Porta, sindaco del comune di Macherio, e siamo su un tratto della pista ciclabile che da Erba conduce fino al parco di Monza. Sì, Macherio non ha molto da offrire in quanto a turismo, però da questo punto di vista, tramite questa pista ciclabile, si incontrano dei posti meravigliosi, quale appunto Canonica Lambro, il fiume Lambro in quanto parco naturale che attraversa completamente il territorio macheriese. Posso dire che, avendola fatta anch'io, è molto facile da fare perché è pianeggiante, quindi è rivolta ai giovani e ai meno giovani, e tutti la possono fare anche con i bambini piccoli. È una pista che per Macherio interessa un 2,5 km, coinvolge Sovico Albiate per arrivare attraverso Biassono fino al parco di Monza, come diceva lei prima. Una pista è una zona di Macherio molto bella, e pensare che queste zone siano inserite nella Brianza operosa, piena di industrie, ci dà ancora un po' di fiducia per il futuro, insomma. Ragazzi, vi posso disturbare un secondo? Ciao, come ti chiami? Ciao, Tommy. Ciao Tommy, senti, tu hai usato questa pista ciclabile perché stai arrivando da dove? Da Garbagnate. Da Garbagnate stai andando? Lambro, sull'Ambro fino a Crate Brianza. Com'è il percorso? Ma fino a lì è bello, poi non lo so perché non sono più andato avanti. E quello che hai fatto fino adesso è bello, piacevole? Sì, bello. Facile? Abbastanza.
ti disturbo anche a te. Come ti chiami? Simone. Simone, ciao Simone, da dove arrivi? Sei suo amico, quindi dallo stesso posto. No, il percorso è bello. Sì, è piacevole. Facile? Abbastanza, no, è impegnativo in alcuni punti, però è piacevole. Bene, buon viaggio allora. Grazie, ciao. Con Piero Malegori, primo cittadino del comune di Biassono, e qui siamo all'interno del parco di Villa Verri, un'antica residenza, l'antica residenza di vacanza della famiglia Verri, che è sede comunale. Da quanto tempo? La villa fu acquistata negli anni 50 dall'amministrazione comunale di allora, ristrutturata, e dal 1960 è sede del comune. Per chi volesse visitare Biassono non può mancare una visita al museo civico. È un museo assolutamente importante, gestito da volontari che dedicano tantissimo tempo, con risultati che sono apprezzabili e anche eccellenti. Quali sono invece le altre cose da vedere in questo comune? Ma partendo dal parco, che è magari l'oggetto che fa conoscere Biassono nel mondo, insieme anche all'autodromo soprattutto, direi il museo civico, una visita anche a quelle che sono le chiese, che rappresentano anche un po' la storia del territorio, e poi non può mancare secondo me anche una visita alla parte verso il Lambro, che è all'interno del parco regionale della Valle del Lambro, che dà un'idea di quello che è il territorio della Brianza. Sono con Leopoldo Pozzi, presidente dell'associazione GRAAL, che si occupa di fare ricerche sul territorio e anche di mantenere e vivere tradizioni. Qui siamo in un museo, nel museo civico dedicato a Carlo Verri, e qui siamo in una delle sale. Quando nasce questo museo? Con questa struttura è nato nel 94, dopo un restauro durato 5 anni. Qui siamo in una cascina dove noi abbiamo accumulato tanti migliaia e migliaia di oggetti che ci hanno consentito poi di creare questo museo. Che cosa c'è per esempio da vedere? Incominciamo dall'acqua, adesso dall'acqua, perché l'acqua non c'era in casa, bisognava andare al pozzo a prendersela, perciò c'erano i secchi, c'erano le attrezzature, il budget per portarsi i secchi, e c'era il camino, c'era l'acqua e il fuoco. Il camino era la parte più importante, il fuoco, e lì si faceva da mangiare, ci si scaldava, si stirava, perché vede, c'è il ferro da stiro che andava con la brace, c'è lo scaldino per scaldare anche, poi vedremo nell'altra sala dove abbiamo ricostruito la camera da letto, scaldavano anche il letto perché non c'era il riscaldamento. La cosa più moderna che lei vede qui dentro è la ghiacciaia, dove si metteva il pane di ghiaccio che
c'era uno che passava col carretto, portava questo ghiaccio e serviva per tenere a fresco gli alimenti, perché altrimenti gli alimenti una volta erano messi qui dentro, nella muschirola, perché vedete, è protetta per evitare che le mosche vadano dentro, però il resto era purtroppo molto deperibile. Ecco. Facevano il formaggio, queste sono forme per il formaggio. Ci sono centinaia di oggetti cui uno può anche pensare, ma cosa serviva? Per esempio, questo non è un salame, questo è la sungia che serviva per ingrassare le ruote del carro, no? Ma serviva anche per spalmarla sul petto del bambino o dell'adulto che aveva una costipazione. Questa è un'altra sala del Museo Civico e qui è stata ricostruita un'antica, una tipica camera da letto. Era la camera, era la stanza più importante dopo la cucina e qui dormiva il regiù con la regiura, che erano i capi famiglia. Di solito i bambini poi dormivano in altri locali, anche in cascina. Ecco. E qui abbiamo raccolto tutto quello che poteva servire in questa casa, compresi i servizi, perché lei sa che i servizi non c'erano, però c'era per lavarsi o anche per fare il bagno. No? Questa è un'altra delle sale del museo dove sono stati ricreati gli spazi dedicati agli antichi mestieri. Sì, una volta non c'erano le industrie, però tutto quello che serviva per la vita, per, non so, per i contadini, per i carri, per i carretti, per vestirsi, per i mobili, veniva fatto in loco, da piccoli artigiani. E qui abbiamo ricostruito la bottega del fabbro, quella del falegname, il ciabattino, il sarto, e poi lei vedrà tutte le macchine agricole, ma erano macchine semplici, macchine che venivano costruite qui dal nostro falegname e dal nostro fabbro. E questo è solo uno dei piani del museo, perché sopra ci sono anche altre stanze. Sì, Biassono è una terra antica. I primi ritrovamenti archeologici sono stati fatti nel 1975, e il nostro gruppo ha scoperto i resti di una villa romana. E nello scavo archeologico che abbiamo fatto abbiamo trovato anche un enorme, il più grande tesoro di monete trovato in Lombardia. Erano 2239 sesterzi, un blocco, un sacco pesante più di 50 kg, che probabilmente il proprietario di questa villa, in un momento di grave crisi per l'impero romano, siamo attorno al 250 d.C., è dovuto scappare, abbandonare il suo tesoro e purtroppo non è più tornato a recuperarlo. Ecco. Materiale che abbiamo anche accostato a materiale antico proveniente da altre diciamo, civiltà e culture, al solo scopo di creare un ambiente didattico a servizio delle scuole. Le scuole, quando studiano la storia, venendo qui, possono vedere anche i materiali di altre civiltà, non solo la nostra, ma per esempio l'Egizia. I bambini diventano pazzi quando vedono la mummia, quando vedono come imbalsamavano i cadaveri, insomma. E quando arrivano i ragazzi è un divertimento a seguire. Sono con Luigi Monguzzi, vicepresidente dell'Associazione Amici per il Parco e Amici dell'Autodromo. Qui siamo all'interno dell'autodromo di Monza. Qual è la storia di questo luogo? Dunque, l'autodromo di Monza nasce nel 1922, praticamente c'era un'esigenza delle industrie automobilistiche e motoristiche in generale italiane. Iniziavano le competizioni, soprattutto seguendo i cugini francesi che allora le loro macchine avevano già a Reims una pista di prova, invece noi qua in Italia potevamo solo provare su strade aperte che chiudevano per le competizioni. La cosa strepitosa che praticamente può essere paragonata
legata alle piramidi, ai tempi dei faraoni, e che in 110 giorni questo autodromo è stato costruito. 3.500 operai con tre turni, quindi si lavorava anche di notte, sono partiti i lavori a maggio e sono finiti a agosto. A Biassono c'è uno dei due ingressi per l'autodromo di Monza e vicino all'ingresso c'è un monumento particolare, o meglio un memoriale di tutti quelli che hanno vissuto in questo mondo e che vivono ancora oggi appunto nel mondo dell'automobilismo. Sì, è una specie di museo a cielo aperto che vuole testimoniare la passione degli sportivi verso l'autodromo, anche un segno di riconoscenza per quello che è stato l'autodromo per la Brianza in generale, diciamo, e anche una testimonianza di affetto verso questo impianto. Sul muretto ci sono posizionati appunto a futura memoria tutti i vincitori del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e il Gran Premio delle Nazioni delle moto dal 22 appunto in avanti, fino a quando si è corso. Poi hanno cambiato le categorie, adesso corrono le Superbike. E soprattutto diciamo, la prima parte del muretto è dedicata ai principali protagonisti del motorsport, quindi oltre anche i piloti, soprattutto i meccanici, i tecnici, i progettisti, di chi realmente ha dato la vita una vita di lavoro e con la propria passione, la propria generosità, che ha portato l'Italia a essere uno dei principali artefici di questo sport. Dopo aver visitato i comuni di Macherio e di Biassono, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, perché ora si parte. Scopriremo le origini di questi due comuni della provincia di Monza e Brianza. Conosceremo un critico d'arte. Questa puntata visiteremo il Conosceremo le origini di questi due comuni della provincia di Monza e Brianza. Poi conosceremo, aspetta rifaccio, scopriremo. Della Brianza. Poi conosceremo uno storico d'arte e poi un critico d'arte, Biassono. E poi magari posso fare, visiteremo il centro storico e quella dopo esco e vengo avanti e mi fermo, ok? Visiteremo il centro, aspetta, qua, cioè veramente, appena parlo c'è il vento. Visiteremo il centro storico e poi entreremo in un museo dove sono stati ricreati alcuni esempi di antiche abitazioni di un tempo. Dopo aver visitato i comuni di Macherio e di Biassono, io o sto con la mano sopra, tipo così, vai, prova adesso.